Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Quest'oggi vediamo un videoconfronto tra due terminali molto interessanti. Abbiamo sulla sinistra HTC Incredible S e sulla destra Sony Ericsson Xperia Arc. Entrambi i terminali sono dotati di processore Qualcomm Snapdragon di seconda generazione con scheda grafica Adreno 205. Troviamo 768 MB di RAM su Incredible S e, scusate, è arrivato un messaggio. Dicevo 512 MB di RAM su Xperia Arc. Su Incredible S abbiamo la ROM da 1,1 GB, mentre su Xperia Arc la ROM è di soli 512 MB. Nel frattempo qua tutto suona, perfettamente sincronizzato. Ruotiamo i due terminali e andiamo a vedere cosa abbiamo nel retro. Fotocamera da 8 megapixel per entrambi. Doppio flash su Incredible S, flash singolo su Xperia Arc. L'ago della bilancia della fotocamera pende verso Xperia Arc, in quanto realizza dei video nettamente migliori rispetto a Incredible S, anche perché comunque qui abbiamo un formato MP4, mentre su Incredible S è 3GP. E le fotografie, diciamo, su Xperia Arc sono bellissime. Su Incredible S sono belle, quindi diciamo la differenza si nota, diciamo le foto sono buone su entrambi, però su Xperia Arc sono ancora migliori. Nella parte frontale abbiamo display da 4 pollici con risoluzione 480x800 sLCD per Incredible S, mentre su Xperia Arc abbiamo display da 4,2 pollici TFT con risoluzione 854x480. Mettiamo a fianco i due display, come vedete sono entrambi luminosi. C'è da dire che su Xperia Arc ho la luminosità manuale perché non è possibile impostare quella automatica, mentre Incredible S ha la luminosità automatica. Ma andiamo a mettere la luminosità del display al massimo su entrambi, così almeno abbiamo un confronto più diretto. Luminosità mettiamo al massimo, luminosità mettiamo al massimo, usciamo ed eccoli qua. Come vedete entrambi i terminali sono molto luminosi. La visibilità sotto la luce del sole è nettamente migliore su Xperia Arc. Su Incredible S abbiamo qualche difficoltà che ci verrà poi, diciamo, in aiuto del sensore di luminosità, aumentando la luminosità al massimo. Interfaccia, entrambi hanno l'interfaccia personalizzata. Su Incredible S troviamo Froyo 2.2 con HTC Sense, mentre su Xperia Arc troviamo Gingerbread 2.3.2 con interfaccia di Sony Ericsson. Se facciamo un pinch zoom abbiamo due simili, diciamo, funzioni, solo che sulla sinistra troviamo le sette pagine, diciamo, del nostro Android, mentre su Xperia Arc ci viene mostrata un'anteprima, una panoramica di tutti i widget che abbiamo aperti. Iniziamo subito con il test del browser. Sono collegato su rete wifi con entrambi, facciamo partire il sito della Repubblica. Come vedete su Incredible S ha già finito di caricare e abbiamo anche una fluidità decisamente buona. Su Arc sta ancora caricando e vedete la fluidità lascia un pochino a desiderare. Proviamo a fare un pinch zoom e un pan. Vedete come fluidità abbiamo sicuramente una fluidità mi migliore su Incredible S. Notate anche le tonalità dei bianchi, Xperia Arc tende ad un giallino, mentre Incredible S è un bianco più acceso. Questo è dovuto all'ottimizzazione del kernel e ai vari dettagli sui colori. Torniamo indietro, usciamo, proviamo la riproduzione di un video in flash. Vedete il caricamento è più veloce Incredible S, come abbiamo già notato anche prima. Vedete avrebbero
Mettiamo schermo intero. Non riesco a prendere il tastino. Ok. Swark deve ancora completare il caricamento. Vediamo se parte. Niente, Swark non ne vuole proprio sapere. Il bello della diretta. Riproviamo. Ok, finalmente è partito. O meglio, abbiamo un abbozzo di video. Mettiamo lo schermo intero. Come vedete, un po' a ritardo, ma anche lui è riuscito a visualizzare il video tranquillamente. Veniamo adesso alla dotazione multimediale dal punto di vista di riproduzione audio. Facciamo partire i due lettori. Come vedete sono personalizzati, quindi diversi dalla versione stock di Android. Facciamo partire un brano. Prima Xperia Arc. Su Incredible S, alziamo il volume. Innanzitutto notiamo la differenza di audio. Xperia Arc ha uno speaker potentissimo, diciamo è quasi il doppio rispetto ad Incredible S. Graficamente sono belli tutti e due. Se mettiamo in portrait, in landscape, scusate, qua viene visualizzato il carosello con i nostri album, mentre qui troviamo la copertina dell'album con i comandi. Le funzioni, diciamo, aggiuntive di questi riproduttori sono che abbiamo anche la possibilità di impostare un equalizzatore su Xperia Arc e la stessa cosa la possiamo fare anche su Incredible S. Ottimizzazione audio, l'unica cosa che per l'equalizzatore dobbiamo utilizzare delle cuffie. In più abbiamo l'ottimizzazione SRS che in cuffia ci migliora il suono dal vivo, scusate, con lo speaker esterno il suono non cambia di tanto, diciamo. Se premiamo il tasto menu possiamo scegliere di cercare il video su YouTube, cosa che possiamo fare anche su Xperia Arc premendo semplicemente il tasto infinito e andrà a cercare il video su YouTube. Usciamo, andiamo a vedere ora la riproduzione di un video. Incredible S legge nativamente i filmati in DVX. Questo è un episodio di Fringe. Vedete, assolutamente lo digerisce senza problemi. Riproduzione molto veloce. Vediamo se riesco a beccare il pezzo di Broice che fa le bolle di sapone. Adesso passiamo a
Xperia Arc. Xperia Arc non legge i DVX, dobbiamo ricorrere ad un lettore, diciamo, scaricato dal market. Proviamo con Mobo Player. Eccolo qua. Come vedete anche qua con il lettore scaricato dal market non abbiamo nessun problema durante la riproduzione. Usciamo. Non trovo il tasto per lo sblocco, ok. Vediamo il caricamento di un gioco. Ho scaricato Need for Speed su entrambi. Uno l'ho trovato, eccolo qua. Via. Vi ricordo che hanno lo stesso processore, con la stessa scheda grafica. È leggermente in vantaggio Incredibile S. Intanto possiamo notare la differenza di tonalità dei neri. È meglio alzare un po' il volume perché sennò qua si impazzisce. Adesso farò un esperimento, giocherò su due telefoni, devo dire che mi sta anche venendo alla grande. Ecco, vedete, su Arc, se non tocchiamo il display, perde la luminosità. Comunque vedete, nessun problema di rallentamento su entrambi. Bene, esperimento riuscito, wow. Ok, ritorniamo ai nostri due terminali, andiamo a vedere la fluidità del sistema operativo. Proviamo a passare col multitasking da un'applicazione all'altra. Nel frattempo qua è rimasto aperto . Apriamo un'altra pagina web . Usciamo. Usciamo. Come vedete, la reattività su entrambi è molto buona. Vi faccio vedere adesso una differenza, soprattutto dal punto di vista della RAM, perché troviamo 512 MB di RAM su Arc e 768 MB su Incredible S. In questo caso abbiamo una differenza che è davvero notevole. Troviamo 47 MB su Sony Ericsson Xperia Arc e ben 210 MB su Incredible S. Questo cosa vuol dire? Che durante l'utilizzo quotidiano, dopo 4, 5, 6 ore di tempo, Incredible S continuerà ad essere veloce come l'avete visto adesso, mentre Xperia Arc avrà dei problemi di rallentamento. E questo succede anche soprattutto quando registriamo un video, che il telefono è acceso da
da un po' di tempo abbiamo un problema che si blocca, diciamo, un secondo durante la registrazione e l'audio viene sfasato. Questo è un bug davvero molto fastidioso che spero che Sony Ericsson lo risolvi al più presto. Veniamo alla prova peso. Guardiamo se sono in forma per l'estate. 116 grammi per Xperia Arc. 136 grammi per Incredible S, direi che è più in forma il nostro Sony Ericsson Xperia Arc. Le conclusioni, come vedete l'ago della bilancia a volte si sposta verso Incredible S, a volte si sposta verso Xperia Arc. Sono due terminali molto interessanti e molto belli, a mio giudizio. Personalmente preferisco Incredible S per la sua velocità. Xperia Arc mi piace per la sua estetica e per la sua fotocamera. Lo speaker decisamente più potente su Xperia Arc, un pochino basso su Incredible S. I display sono entrambi validi, tutti e due hanno dei bellissimi display e anche come portabilità hanno dimensioni abbastanza contenute. Dal punto di vista dell'esperienza utente, Incredible S dà più velocità durante l'utilizzo quotidiano. E la scelta, diciamo, dipende un po' cosa andate cercando. Chiaramente con Incredible S dobbiamo attendere anche la versione 2.3 di Gingerbread che deve ancora arrivare, mentre su Xperia Arc abbiamo già Gingerbread. Con questo vi saluto, spero di avervi chiarito un pochino le idee su questi due terminali. Un saluto da Diego di Tecnofon. Ciao!